Ciao a tutti ragazzi, qui il vostro Alex, sono qui in questo commentary. Oggi sono qui con questo breve video per ricordarvi che questa sera alle ore 20 la Bungie farà l'ultima streaming prima di The Taken King riguardo la corte di Oryx all'interno del Dreadnought. Hanno rilasciato un mini teaser trailer come al solito molto molto corto, giusto per creare il solito hype che fa sempre bene. E vediamo un paio di cose che a me interessano parecchio e voglio un attimo analizzare con voi. Innanzitutto vediamo le tre avanguardie che si incontrano e parlano con Eris del fatto che Oryx sia arrivato. Questa è una cosa abbastanza banale. Vediamo poi quelli che sarebbero i nuovi eventi pubblici, che mi ricordano molto come funziona Urzo Collodiato per la taglia di Eris, ovvero diversi nemici da uccidere come un evento pubblico. Per Urzo, che era uno solo, ma arrivava insieme a tutte le ondate di nemici quando si scontrano gli uni contro gli altri. Qua abbiamo da uccidere questi quattro orchi ultra con uno scudo molto resistente, che hanno questi nomi impronunciabili, e si vedono anche che ci sono sei guardiani che stanno partecipando a questo evento. E penso che questi siano i nuovi eventi che ci saranno sopra il Dreadnought. Vediamo qualche sala del Dreadnought e possiamo capire che ci mostreranno molte zone appunto di questa pattuglia e vediamo per proprio pochissimi frame una spada da un cacciatore. Beh ragazzi, come ho già detto, vi ricordo la streaming di questa sera, vi invito a seguirla, io la seguirò dal canale ufficiale della Bungie perché lo preferisco vedere in inglese, ovviamente vi farò un video analisi per il giorno dopo in cui vi dirò tutto quello che hanno mostrato. Vi dico come al solito ragazzi, lasciare un mi piace, un commentino, a iscrivervi e noi ci vediamo al prossimo video, un abbraccio, alla!